di incontrare personalità che col proprio lavoro e con la propria umanità hanno imbattuto tutta la loro volontà, tutta la loro forza, tutta la loro carica ideale. Spesso si parla appunto molto di economia, di politica, di regole, in questi ultimi giorni di concertazioni, in modo tale da ricreare o comunque da favorire uno sviluppo anche economico, politico, culturale. Pensiamo che un elemento decisivo sia mettere proprio a tema quella scintilla, quel desiderio di felicità, quella scintilla che permette di affrontare la realtà in tutta la sua complessità con una passione incredibile. E penso, per me, ma anche per molti di noi, che l'esperienza dell'amministrazione e del sindaco di Bologna rispetto a tutte le problematiche importanti di una città così significativa nel patrimonio culturale e politico di Bologna sia significativo. Quindi l'incontro con Giorgio Guazzaloca è proprio in questa direzione: conoscere proprio come uomo e anche come persona pubblica e quindi di governo, quali sono gli aspetti decisivi per realizzare quel bene comune tanto detto e così difficile da perseguire, come abbiamo visto quest'oggi nella inaugurazione del meeting. Quindi è interessante capire nei dettagli come il bene comune è un obiettivo della gestione, quindi del governo di un comune così appunto importante, come dicevamo prima. Quindi prego Mazza di cominciare l'intervista. Grazie, buonasera. Nel 2004, possiamo dire ormai tra qualche mese, i riflettori si accenderanno di nuovo sulla città di Bologna. 4 anni dopo l'elezione a sindaco di Giorgio Guazzaloca. Questa volta sarà Cofferati contro Guazzaloca e sarà battaglia vera. Del resto è stata battaglia vera anche 4 anni fa, quando Guazzaloca si presentò alla sua città come candidato outsider, candidato non politico, che si era opposto in quell'occasione, riuscì ad opporsi e riuscì a vincere contro una politica, contro una cultura che per 50 anni aveva governato, egemonizzato la città di Bologna, la sua cultura, il suo respiro. E allora i riflettori torneranno ad accendersi su questo duello annunciato. Stavolta i riflettori saranno accesi prima del voto. La volta scorsa quasi tutti, forse l'eccezione fatta per Guazzaloca medesimo, erano convinti che la vittoria sarebbe andata alla candidata della sinistra. Questa volta i riflettori stanno accesi molto prima, perché il duello annunciato è un duello davvero da prima pagina. Parleremo anche di questo. Torniamo indietro a quel momento, sindaco, a quel 7 giugno 1999. Come è cambiato? Non può non essere cambiato. Da allora Giorgio Guazzaloca. Come Bologna ha cambiato il bolognese Guazzaloca e come il sindaco Guazzaloca ha cambiato la città? Ma come sono in fila le domande? Qual è la prima? Il rapporto con la città, il rapporto con la sua Bologna. Ma io credo di non essere cambiato, cioè proprio. Io ho fatto un percorso lungo ormai 25 anni, faccio le cose che facevo allora. Diciamo che prima tutte le domeniche andavo a giocare a briscola con i macellai, adesso ci vado ogni 15 giorni. Cioè, il resto non,
non è cambiato di molto, io faccio la mia vita. Quando mi candidai, feci una conferenza stampa alla Bolognina e dissi: io farò Guazzaloca, sono la persona o fra le persone più conosciute in questa città, avete il mio percorso così, proprio sotto i riflettori. Devo dire che non amo i riflettori, anche questi mi danno un po' così di eccesso di luce, e quindi farò me stesso. Se piacerà, bene, se non piacerà, pazienza. E ho fatto me stesso in questi 4 anni, c'è ancora un anno, io non sono cambiato, anche perché so fare solo quello che faccio. La città è cambiata, ma l'ho detto altre volte, noi non abbiamo mai promesso mari e monti, abbiamo sempre detto che volevamo migliorare la città di Bologna. Devo dire che migliorare forse è più difficile che cambiare, perché non sempre cambiare è sinonimo di miglioramento, mentre migliorare vuol dire impegnarsi su più fronti perché ci sia il miglioramento reale nelle realizzazioni, nei fatti. Quindi noi stiamo lavorando così come ci eravamo prefissati e devo dire che siamo in movimento, quindi si accendono i riflettori. Devo dire che i riflettori non si sono mai spenti, perché forse per il caso in sé, che non sono stati 50 anni, 54 tanto per l'esaltezza, 14 o 15 in più di Fidel Castro, quindi voglio dire, e ancora adesso ricevo lettere da tutto il mondo. Che le fanno i complimenti per l'elezione al sindaco, la posta va. No, no, per dire che la cosa interessa anche i giornali stranieri, quindi sì, siamo abituati, però non è che ci facciamo molto impressionare dai riflettori. Quindi i candidati vanno bene, tutti sono uguali, io però forse l'avversario più difficile è il sottoscritto, nel senso che mi confronto con me stesso e sono molto esigente. Io tornerei per un attimo al clima di quella campagna elettorale, perché così come era accaduto nelle volte precedenti per 54 anni, il candidato che si contrapponeva al favoritissimo, al candidato della sinistra, anche 4 anni fa era considerato un parvenu, eccessive ambizioni. Quella definizione, che lei anche mediaticamente è riuscito a ribaltare, Guazzaloca, macellaio, era detta con una certa supponenza, mi viene a dire anche con un po' di razzismo sociale da parte di qualcuno che la pronunciava in quel modo. Tutti erano convinti che avrebbe vinto la sua avversaria. Umanamente, sindaco, quanto le è rimasto, se le è rimasto qualcosa, di quel clima, incontrare chi aveva detto quella cosa con quella cattiveria? Ha pesato un po' nei rapporti che lei fatalmente, da sindaco di tutta la città e di tutti i bolognesi, ha dovuto instaurare con tutti? Se l'è portata dietro quella diffidenza? Ma credo che questo sia nella testa e nei modi di un gruppetto ristretto di persone, e a parte il fatto che in sé macellaio non vuol dire nulla, a me nessuno ha mai detto macellaio disonesto, quindi macellaio è come dire architetto, ingegnere, operaio, impiegato, taxista, non so cosa voglia dire. Quindi la cosa in sé, e poi devo dire che sono ignoranti se lo dicono in senso dispregiativo, perché gli ultimi signori di Bologna e Bentivoglio erano macellai, poi diventarono notai, ma partirono da macellai e tennero un negozio vicino a Piazza Verdi a testimonianza del loro passato. I Carracci erano cugini, figli di macellai, quindi il libro che io pubblicai a spese del sindacato macellai, scritto da Mario Fanti, molto bello, portammo anche al Papa nell'80, in quel libro si dice, e naturalmente è documentato, che per 2 volte i macellai avevano sovvertito il governo della città,
e i miei amici macellai dicevano: beh, te cosa aspetti? E io dopo no. Quindi è tutto tranquillo. Io vorrei, sindaco, che lei ripetesse qui, non rilascia molte interviste Guazzaloca, però in una abbastanza recente lei ha legato questo mestiere, che è il mestiere che lei ha fatto, a suo padre in qualche modo, all'affezione, no? All'amore anche di suo papà per questa professione, per questo mestiere. Tanto è vero che non ha lasciato una carica fino a quando suo padre era ancora con noi. Sì, perché tutte le volte che andavo da lui mi diceva, ma ero sindaco, ma sei ancora presidente dei macellai, cioè ci teneva più ai macellai che al sindaco. E allora io ho detto, beh, finché c'è lui rimango presidente dei macellai. Però, guarda, io sono molto orgoglioso delle mie radici, del mio mestiere, dei miei genitori, però, insomma, ho fatto anche altre cose, insomma, voglio dire, ero presidente dei macellai a 29 anni, ho fatto 15 anni presidente dei commercianti, 7 anni il presidente della Camera di Commercio, insomma, ho fatto un po' di altre cosine e credo che sia stato un percorso, una palestra molto importante, anche perché, e lo dico a lei che è un giornalista oltretutto qualificato, che molto spesso si ragiona dentro degli schemi. Cosa vuol dire non è un politico? Sì, cosa vuol dire non è un politico? Cioè, nel senso che si dice non è un politico perché non ha fatto un percorso politico, cioè non si è iscritto a un partito, non ha frequentato le sedi di partito, non ha fatto la scuola di partito, che una volta c'era anche quella, non è andato alle frattocchie, non è andato da nessuna parte. No, la politica non è solo il percorso dei partiti. Quindi si può fare politica da molte postazioni, io credo di averla sempre fatto, non a favore di un partito, ma a favore degli enti, dei luoghi dove io ho avuto delle responsabilità. Quindi ho fatto un altro percorso che però credo che sia stato molto utile alla mia formazione. Per esempio, quando da presidente dei commercianti diventai presidente della Camera di Commercio, lì ho capito come funzionava il pubblico, mentre prima ero stato sempre solo, ho avuto sempre delle esperienze private, al punto che un giorno incontrai uno per un corridoio e gli dissi di fare una cosa alla Camera di Commercio. Lui disse: ma io sono un settimo livello. Evidentemente nella mia logica privatistica erano tutti uguali, questo era un settimo livello, evidentemente io gli avevo proposto di fare una cosa da quinto livello, quindi si adontava un po'. Dopo poi ho imparato il settimo livello, le partecipazioni, quindi mi sono un po' applicato. La Camera di Commercio di Bologna è forse, non so, per un riequilibrio fra virgolette, è molto, partecipa all'aeroporto, alla fiera, al Palazzo dei Congressi, al Centro Agroalimentare, all'Interporto, quindi insomma un po' di allenamento l'avevo fatto, quindi essere non politico non so cosa voglia dire, perché poi è un paese curioso questo, c'è stato un periodo dopo Tangentopoli che dire di uno non è un politico, via, lo prendiamo noi, come uno dice non è un chirurgo, lo mettiamo al pronto soccorso, cioè non riesco a capire, capito? La politica però non è il percorso della politica, non è sempre, io ho fatto un altro percorso, ma credo di fare politica, non l'ho fatta a favore di un partito e credo che non lo farò mai. È cambiato in questi anni, sindaco, il suo rapporto con la gente? Lei mi raccontò una volta, quando la venne a intervistare poche settimane dopo la sua elezione, di amare ancora andare a piedi in ufficio, fermarsi al solito bar, parlare con i suoi amici di sempre. Ma in questi 4 anni però, politico sì o politico no, un minimo di quella malizia, di quelle piccole bugie, di quella diplomazia, dovrà pure averla imparata e messa in pratica ogni giorno. Ma se l'avessi imparata prima dei 4 anni? No, ma non delle bugie. Non delle bugie, io non credo di dire bugie, quindi io faccio la mia vita, devo dire poi che ho anche molto tempo.
prendiamo me e un mio collega, un omologo, cioè intanto lui dedicherà qualche ora alla settimana alle riunioni di partito? Io no. Dedicherà qualche ora alla settimana ai cosiddetti viaggi di studio? Io quasi mai. Dedicherà qualche ora alla settimana dicendo vado a Roma, perché poi in Italia è così, uno dice vado a Roma, se uno dice vado a Voghera, dice vai cosa vai a fare, ma invece vado a Roma in sé, io non vado a Roma quasi mai, se ci vado, allora, quindi cerco di economizzare il tempo e c'è chi economizza per avere dei soldi, io economizzo il mio tempo e quindi me ne rimane tanto, cioè, quindi non ho problemi. Poi mi alzo molto presto perché io ho ancora le abitudini dei macellai, mi ricordo che quando diventai presidente della Camera di Commercio, dei commercianti, uno mi disse ci vediamo prestino, allora dico a che ora? Dice alle 9:30, prestino alle 9:30. Cioè, e allora gli ho raccontato che mio padre mi mandò da un altro perché usava così, cioè per imparare, vado un altro, e questo qui mi dice, ma avevo 16 anni, mi dice vieni domattina alle 4. Ah, allora io andai a casa e dissi a mio padre mi ha detto alle 4 e lui rispose, io ci andavo a mezzanotte, chiuso. Quindi mi alzo presto, io alle 7:30 insomma sono già avanti, quando poi arrivano i miei assessori che dormono un po' di più, ho già preparato tutta la bottega, capito? In questi 4 anni, sindaco, c'è una cosa tra le molte fatte evidentemente che le ha dato particolarmente soddisfazione da bolognese e da sindaco per averla realizzata e una cosa che invece proprio non è riuscito a fare? Ma devo dire di no, cioè, una cosa particolare non ce l'ho né la voglio avere, non è che mi voglia legare a una particolare iniziativa, cioè è un lavoro che va fatto, come dire, non dico a 360 gradi perché l'ho detto quella volta, adesso mi hanno preso tutti i 360 gradi, quindi io non lo dico più, però sì, è un lavoro, è un divenire continuo, è una tessitura continua, quindi non sono particolarmente legato a qualcosa, sono legato al fatto che il nostro lavoro venga fatto e sono molto attento anche non solo che venga fatto, perché anche come, perché ci sono molti modi di fare le cose, quindi io sono soddisfatto di questo, cioè nel senso che ho soddisfazione, vedo che le cose insomma si stanno manifestando nel modo che io desideravo, cioè un lavoro fatto in profondità nei primi anni che come una pianta che viene ben coltivata possa dare i frutti nei tempi utili, quindi abbiamo ancora un anno, credo che si manifesterà ancora, quindi non ho particolari tensioni né c'è qualcosa che... Ma ho letto una volta una poesia di Sermonti che dice la vita mi è passata davanti, nulla rimpiango se non aver imparato a ballar bene il tango. Io penso uguale, insomma, per il resto non ho problemi. Ha detto prima, sindaco, che non andando alle riunioni di partito un po' di tempo libero ce l'ha. Magari un po' meno di prima, no? Sì. Cosa le manca delle cose che prima faceva e adesso non riesce più a fare? No, nulla. Cioè, io faccio quello. La briscola una settimana sì, una sì, no? Sì, sì. Non mi manca tanto perché se non la faccio la domenica la faccio il martedì, quindi non cambia niente, c'è qui il mio compagno, tra l'altro compagno di briscola e quindi non mi manca niente, proprio niente. E oltre alla briscola cosa fa? Legge, va al cinema, guarda la televisione? Beh sì, leggo ma non lo dico, perché non, quando mi dicono hai letto il giornale dico no, così il discorso è già chiuso, lo leggo alla mattina alle 6, li leggo quindi alle 8 quando gli altri mi dicono, io ho già letto. E che giornali legge, sindaco, ce lo può dire? Ah, ne leggo parecchi, insomma leggo poi sapendo dove andare a parare. E dov'è che non va a parare? Quali evita accuratamente nello slalom della sua lettura quotidiana? Ma vede, sì, tanti, perché naturalmente sono tanti, però visto che l'altro giorno il fondatore di Repubblica ha scritto, riferendosi al Foglio,
io non leggo quel giornale. Io, per Scalfari esempio, del Foglio? Sì, quel giornale, proprio che quel ha un tono quasi dispregiativo. Io, per esempio, non leggo il suo giornale, non lo leggo insieme al 99% degli italiani, perché vendono, forse comprano 580.000-600.000 copie, quindi vuol dire che il 99% degli italiani la pensano come me. Quindi io non lo leggo, sto bene lo stesso, perché il confine ormai, e questo è un vero problema della politica italiana secondo me, che la divisione, gli arbitri, i giocatori, i guardialinee, gli spettatori, cioè non c'è più, e quindi sono tutti in campo, quindi non si distingue più l'opposizione, se è fatta dai partiti, se è fatta dai potentati economici, se è fatta dagli editori, cioè, e quindi è molto importante la giustizia, cioè, quindi è andare a discernere oggi è molto complicato, quindi credo che vadano ripristinati i ruoli, nessuno nega, però ci devono essere dei fatti sostanziali che fanno la differenza. Se si mettono in discussione i fatti e diventa una massa informe dove chi la racconta meglio è più bravo, che poi è una cosa solo della politica, perché quando qualcuno dice ah ma tu sei uno concreto, qual è l'alternativa a uno concreto? È quello uno astratto. Se io devo gestire una città, la concretezza, cioè la finalizzazione, l'obiettivo, deve essere il fatto principale, quindi i fatti hanno una loro forza. Se vengono messi in discussione i fatti, si crea una situazione informe dove tutti partecipano a una sorta di, così, di teatro, e quindi se il fatto è, dopo chi la racconta meglio. La politica è l'unica cosa dove vale, si crede che valga come viene raccontata. Per esempio prendiamo lo sport, se uno dice io sono campione del mondo dei 100 metri, vabbè, falli. In politica uno diventa campione del mondo dei 100 metri perché lo dice lui e i suoi amichetti dell'informazione, non è così. Ha un rapporto con la televisione, la guarda, ne guarda un po'. TG2? No, è troppo, non era preparata questa, anzi io volevo aggiungere, mi dica anche quali TG guarda ma non mi nomini il TG2 per carità. No, io li guardo tutti, quando mi capita, sì, tutti, mi piace stare informato, ma cosa vuole, io sono un lettore, uno che guarda i giornali abbastanza smaliziato, quindi mi preoccupa invece molte volte una informazione di un certo tipo e l'impatto che ha con quelli che, come dire, hanno meno anticorpi. Credo che bisogna ragionare anche su questo, cioè la televisione ha una forza non ancora metabolizzata dalle persone a 50 anni, 60 anni, e quindi questo, cioè esasperare delle volte i toni, credo che da un lato dicono che fa vendere giornali, non mi risulta perché si vendono meno giornali adesso che nel 1930, quindi fa vendere i giornali, non so, però tutta questa enfasi naturalmente qualcuno è capace di difendersi, altri la assorbono, quindi credo che anche voi dobbiate stare molto attenti a un mezzo che ha una potenza devastante, che molto spesso impatta con soggetti sufficientemente abbastanza deboli rispetto alla capacità critica, alla soglia critica. Quindi credo che questo tema, mi collego all'invasione di campo totale, debba essere discusso. Cioè c'è oggi un sistema eccessivamente contiguo fra politica e informazione. Credo che bisogna mettere il dito nella piaga. Io lo dico, però non trovo seguito, perché bisogna dirlo, è un mondo un po' corporativo, e basta solo dire così, dice ah, l'attacco ai giornalisti. No, nessun attacco ai giornalisti, dico che un certo modo di fare informazione oggi deve preoccupare, e anche la vicinanza, e uso un eufemismo, fra politica e informazione. Io so che le manca molto Indro Montanelli, che era un suo mito, che lei è riuscito a conoscere non tantissimi anni fa. Anche Gianni Brera era un suo mito.
Sì. Ne vede altri in circolazione, magari in formato bonsai? Beh, credo che ci sono dei bravi giornalisti. Adesso il percorso di Montanelli è straordinario, perché dalla pre-prima guerra mondiale ha visto tutto, quindi ha attraversato un secolo, cioè è stato quello che ci ha raccontato cose che quando la televisione non c'era o ce n'era, insomma, in dose molto modesta. Quindi è stato un vero testimone del tempo, l'ha fatto con un grande distacco. Ricordo che Montanelli ha rifiutato il senatore a vita, cioè non ha, Cossiga credo gli propose questo, e disse di no perché diceva che non poteva criticare il palazzo dal palazzo, no? Quindi mi piacerebbe che ci fosse, perché la sua angolazione è sempre stata un'angolazione perlomeno originale, poi poteva non essere condivisa. Beh, Brera è stato un campione non solo nel giornalismo sportivo, era un campione in assoluto. Adesso, non vorrei fare come quelli che dicono il passato, cioè, no, ce ne sono dei bravi, credo che, non so, Merlo, Stella, Panza, insomma, sono giornalisti di livello. Poi ce e ne si sono... lasciano leggere molto volentieri, diciamo. Sì, io li leggo volentieri, perché naturalmente hanno delle posizioni, però insomma si fanno capire, sembra che insomma sono bravi, poi ce ne sono degli altri, però questi mi sembrano bravi. Una domanda su Bologna, su una vicenda dolorosa per eccellenza che ha ferito la città di Bologna. È un appuntamento doloroso, ogni 2 agosto da 23 anni nella piazza della stazione in ricordo delle vittime della strage alla stazione. Anche quest'anno nella manifestazione lei ha avuto parole dure nei confronti degli imputati riconosciuti colpevoli per sentenza. Eppure i 2 condannati come esecutori materiali, cioè Valerio Fioravanti e Francesca Mambro, pur ammettendo e riconoscendo di aver commesso altri efferati delitti, negano responsabilità in quella strage e chiedono la revisione del processo. A sostegno di questa richiesta, soprattutto lo scorso anno e 2 anni fa, si era creato un movimento di opinione molto trasversale. Lei, sindaco, è convinto che le sentenze abbiano scritto tutta la verità, oppure l'ipotesi di rivedere il processo non la lascia indifferente? Ma vede, io comincio dicendo una cosa che vale anche per il resto della giustizia. Io ho detto forse in un'altra occasione che il mio modello è il mugnaio prussiano, che aveva il terreno confinante con quello del re, insomma litigavano e un giorno prese i suoi straccetti e poi disse: ci saranno pure dei giudici a Berlino. Ecco, io ho fiducia in questo, quindi una sentenza non la discuto, io non ho puntato nessun dito, io ho detto nel 2004 quello che avevo già detto nel 99, cioè la certezza della pena. Credo che i cittadini italiani desiderano la certezza della pena. Quindi non ho fatto altro che ribadire cose che avevo già detto, ma che non valgono solo per loro, valgono in assoluto. Lei si ricandida perché? Questa domanda è articolata come quelli che fanno i quiz in televisione, no? 1, 2 o 3? Risposta numero 1. Mi ricandido perché ho ancora molto da fare per la mia città. Risposta numero 2. Ci ho preso gusto, non riesco a immaginarmi da ex sindaco. Risposta numero 3, tutta questa fatica e poi lascio Bologna Cofferati, non ci penso per niente. La 1, la 2 o la 3? No, detto che posso rispondere tutte e 3, detto che quello che riguarda l'ultima, è una candidatura degna, non dico degnissima perché non amo i toni alti, quindi non ho niente da dire. Ci ho preso gusto, vedi, io ho avuto parecchie sfortune nella vita, chiamiamole così, ho sempre avuto la fortuna di fare le cose che mi piaceva fare in quel momento, quindi faccio volentieri, come facevo volentieri il presidente dei macellai e altre cose dopo. Le cose da fare, certo, le cose da fare ce ne sono, alcune le finiremo, altre le finiremo dopo, cioè tanto. Io su una cosa voglio tranquillizzare
i bolognesi, cioè noi 54 anni non ci vogliamo rimanere, questo è sicuro. Altri 5 sì. Beh, vediamo, insomma, noi siamo, come dire, la competizione sopra la cintura. Per noi è naturale, ma la competizione con me stesso, cioè con me stesso, con le cose che faccio. E quindi se riesco a soddisfare me medesimo, come dice qualcuno, penso che il resto non ci siano problemi. Senta Guazzaloca, parliamo dei rapporti tra il sindaco di Bologna e lo schieramento politico che l'ha sostenuto, che lo sostiene, la maggioranza politica che compone la giunta Guazzaloca. Com'era il rapporto 5 anni fa tra il polo di centrodestra e lei e come si è delineato in questi anni? Non è cambiato, è un buon rapporto. Noi, la nostra è una composizione che forse si tende a sottovalutare come dire, insieme tipo di rapporto. Noi funziona un sistema dove i partiti del polo hanno uno schieramento consistente e la mia lista ha avuto il 16% al primo turno e quindi se si potessero contabilizzare quelli del secondo turno penso che sarebbero molte di più. E quindi è una realtà molto particolare che ha funzionato dal punto di vista elettorale e sta funzionando adesso nei rapporti all'interno. Credo che il tasso di litigiosità reale sia il minimo fisiologico, poi non è neanche litigiosità, però a Bologna dice, perché insomma sì, il piano nazionale a Bologna, c'è un po' di fermento, ma anche lì sarebbe un po' come entrare nella redazione di un giornale alle 6 del pomeriggio e dire che Massa litiga col suo vice, si discute, quindi la stampa in tempo reale è sulle discussioni, le discussioni sono, come dire, la condizione indispensabile per arrivare ad una soluzione condivisa, quindi non c'è alternativa. Quindi se in tempo reale l'informazione sta sulla politica e sull'amministrazione, ci sarà uno che dice bianco, quell'altro dice azzurro, quell'altro dice rosa, poi alla fine si trova la composizione. Però per quello che ci riguarda direi che la situazione è ottima e il lavoro che è stato fatto è anche legato a questo rapporto che si è mantenuto, che c'era durante la fase elettorale, si è mantenuto e anzi si è rafforzato, devo dire, oltretutto anche nei rapporti personali. Quindi nulla da dire, insomma. In quell'intervista che ho già richiamato prima, all'inizio del suo mandato, che le venni a fare nel suo ufficio per una rivista culturale, il titolo fu Guazzaloca, sindaco formato esportazione. Perché lei in alcune risposte mi fece capire che il modello Bologna, il modello Guazzaloca poteva a certe condizioni essere esportato ad altre realtà italiane. Così non è stato. Perché? Mancavano i Guazzaloca o è stata miope la politica? Lo so, dei Guazzaloca ce n'erano molti perché ho ricevuto tantissime telefonate di gente, io sono il Guazzaloca di, il Guazzaloca là, dico presentatemelo anche a me Guazzaloca, perché io non so se lo conosco bene. Quindi è una condizione abbastanza particolare, forse l'ho detto anche in un'altra occasione. Io nel libro di Vespa, in uno dei tanti libri di Vespa, quello che si riferisce alla mia elezione, cita un fornaio che si chiamava Stefani, che nell'82-83 diceva: lei deve fare il sindaco. Cioè io dopo la vicenda della Camera di Commercio incontravo la gente per la strada e mi diceva: lei deve fare il sindaco, non diceva lei deve fare il rettore dell'università. Quindi evidentemente c'era stata una identificazione, perché ci sono dei percorsi che sono anche, come dire, non dico misteriosi, perché non credo che siano misteriosi, però voglio dire c'era un rapporto vero da prima. E quindi quando io ho detto determinate cose, quando io ho detto, non so, mi ricordo che ci fu un consigliere comunale il primo anno che mi chiese di non andare il 2 agosto alla stazione e io dissi sarebbe il primo anno, perché io ci sono andato tutti gli anni. Non so quanti anche dei partiti oggi all'opposizione ci sono andati tutti gli anni. Quindi se io ho detto delle cose
la gente sa che è esattamente così. Cioè, quindi c'è una fiducia e un rapporto che si è consolidato nel tempo, un po' in macelleria, un po' per tutto il resto. Quindi alla fine non è che sia così facile trovare soluzioni e quindi anche persone, ma non perché io sia meglio di altri, ripeto, ci sono delle questioni che funzionano, altre no, come in un rapporto interpersonale. Quindi da parte mia hanno funzionato prima, funzionano adesso, e il perché forse è spiegabile, però non tocca a me dirlo. Io ti risparmio, sindaco, il giochino della torre, chi butta giù, no? Oppure con chi preferirebbe andare a cena, però un altro giochino non posso risparmiargli. Lei mi deve dare delle definizioni, dei titoli di giornale su alcuni uomini politici. Una definizione di Berlusconi, per esempio, il primo nome che mi viene in mente, ovviamente. Facciamone un altro prima. Gianfranco Fini. Ah, è un tifoso del Bologna. Uno che era qui fino a poco tempo fa, per Ferdinando Casini. Sì, no, non posso far calare perché gli voglio bene, molto bene, e lo stimo molto. Torno a Berlusconi? No, dopo, San Peruzzi. Umberto Bossi. Beh, coltiva il suo orticello a modo suo e ha un po' di seguito. Francesco Rutelli. Si presenta bene. Massimo D'Alema. È il più intelligente. Lo dicono tutti, quindi lo dico anch'io. Io ci riprovo. Berlusconi. Berlusconi, sì, non dico che bisogna aspettarlo, insomma, bisogna aspettare ancora, c'è ancora un paio d'anni e vedremo, insomma, per il resto, insomma, diciamo che ha una buona considerazione di se stesso. Sergio Cofferati. Non lo conosco. Non pervenuto. Non lo conosco. Lei non ne parla volentieri, però... No, ma no, non no. È che non lo conosco, non so cosa devo dire. Però il suo antagonista annunciato, diciamo, è considerato uno dei leader più carismatici in circolazione in questo paese. Anzi, qualcuno dice, altri sospettano, che abbiano pensato a lui di candidarlo a Bologna proprio per bloccarlo a Bologna, per evitare che questo carisma si diffondesse fino a Roma, per intendere. Insomma, anche l'eccesso di carisma è una malattia, è la dose che fa il veleno. Ma davvero, Guazzaloca, per lei Cofferati o un altro sono la stessa cosa? Magari avrebbe preferito uno che si chiama Prodi, tanto sono stati fratelli, uno che si chiama Prodi, ecco, non Cofferati contro Guazzaloca, ma un Prodi contro Guazzaloca. Non posso entrare io, fanno loro, a me vanno bene tutti, non ho nessun problema, ho detto io la competizione faccio con me stesso, cioè, quindi se ho fatto il mio lavoro penso che ci siano bene e ci siano anche gli scontri. Poi questa cosa del carisma, i soggetti nazionali, cioè, mi sembra un po' tutto, insomma, abbastanza dentro quel riquadratino informativo politico, insomma. Ancora una su Cofferati, poi basta. Su Cofferati. Lo accusano di non essere bolognese e quindi non avere i titoli per aspirare alla carica di sindaco. Hanno ragione? Beh, non essere bolognese non vuol dire niente. Anche Zangari non era bolognese, era di Rimini. Però credo che, insomma, conoscere la città in profondità, l'ho già detto, non è un aggravante. Poi, nel caso specifico, può anche andare bene. Cioè, se passa l'idea che ho detto prima... Non è un politico, pronto, venghi in lista con noi. Non sono di Bologna, via, ti candido a sindaco. Bologna da un'altra parte. Ma comunque questo non è in sé un disvalore. Diciamo che forse conosce la città, aiuta. Io so che posso farle qualche domanda di carattere personalissimo. In un monologo di Pirandello, il protagonista del monologo, che si intitola L'uomo dal fiore in bocca, dice a un suo interlocutore davanti a una stazione:
di avere scoperto un giorno una malattia dal nome dolcissimo, epitelioma. Gli dice, provi a dirlo, senta quanto è dolce, epitelioma. Lei un giorno ha scoperto di avere una malattia dal nome ancora più dolce, se possibile, mieloma. Esiste per chi, come lei, ha affrontato una prova del genere, un prima e un dopo quella scoperta? Ma sì, io ero già stato vaccinato, devo dire, quindi ho fatto un altro vaccino, però avevo già... Dal dolore, dice? Sì, ero già stato vaccinato, quindi avevo capito, e forse anche un mio sereno distacco, forse eccessivo per le mie figlie che delle volte dicono veramente una, quell'altro dov'è? No, sì. Dice che sottovaluto i loro problemi, in realtà non è che le sottovaluto, ho imparato a dimensionarli, cioè, quindi non riesco, come dire, ad appassionarmi, ad esasperarmi per delle questioni che in fondo, secondo me, non lo meritano. Quindi sì, esiste, non so neanche cosa dire, non so se si vuole essere fortificati. Ho avuto la conferma di una grande relatività di tutto e di tutti, e quindi, però io credo di essere, da un certo punto di vista, migliorato. Conoscevo già la cosa in un'altra dimensione, ho passato un periodo molto difficile, sono venuto fuori, insomma, grazie a una serie forse di buone combinazioni, insomma, i medici che sono stati bravissimi, io ce l'ho messa tutta e forse non sarebbe bastato, forse sono stato aiutato, non so, in questo ambiente, non so se io sono qui, qui gioca in casa. No, se ho capito il riferimento. No, non so se sono adatto, insomma, diciamo, a dire, perché mi sembra di aver intravisto Bovicelli che presentò un libro, lui aveva avuto una cosa simile alla mia, aveva fatto un trapianto da donatore, io no. Lui naturalmente ha delle gran certezze. Io non immagini, però capisco che da soli, ho capito che da soli non si affronterebbe anche sotto il profilo psicologico, perché la prova, insomma, è stata molto... Quindi mi piace pensare che così io ho alcune persone che non ci sono più che lavorano per me dal cielo, quindi poi qualcuno pensa, forse lo dici in un altro modo, io lo dico in questo modo e fino adesso, insomma, mi hanno aiutato, spero che continui. Ma è vero che la scala dei valori viene alterata quando si ha contatto con queste realtà, e magari quello che prima sembrava importantissimo diventa quasi irrilevante, e magari diventano importanti un fiore, uno sguardo, una persona che si incontra. Ma non lo so, adesso non lo voglio mettere troppo su, però sì, l'ho già detto prima, cioè se a me una persona si dice, dico sempre per la mia figlia che un po' e dice, ah, una tragedia, non ho trovato il parcheggio, ma dico, non è una gran tragedia, cominciamo a mettere in fila le cose, no? Quindi in questo senso sì, cioè nel senso di una capacità di selezionare, di capire immediatamente se le cose sono veramente importanti o se solo, come dire, la tua ansia, il tuo stato d'animo le considera tali. Posso chiederle se esiste un prima o un dopo anche nel suo rapporto con la fede, con Dio? Ah, lì sulla fede ho già detto in quell'intervista all'Espresso, cioè, che credo che valga anche per la cultura, cioè, come dire, la soglia che uno stabilisce per sé riguardo la fede e riguardo anche la cultura. C'è gente che si sentono di cultura e che probabilmente non lo sono, chi lo decide? Loro, perché hanno letto X libri, perché sono andati un po' alla Mostra di Venezia, non lo so, cioè la cultura secondo me è una cosa molto più complessa, e così anche la fede. Cioè, quindi bisogna sentirsi qualcosa dentro, essere
molto convinti e forse io ne ho più di altri, però a me non basta e questo mi dispiace molto. E questo ha a che fare con la sua presenza qui oggi? Questo non è un incontro come gli altri, è un incontro particolare con gente particolare. No, guardi, io la mia presenza qui credo che risalga all'85, quindi sono quasi 20 anni che vengo tutti gli anni, loro sanno che sono un peccatore, però mi prendono lo stesso. Visto che è di casa, sindaco, ci commenta questo strano titolo del meeting 2003. C'è un uomo che vuole la vita e desidera giorni felici. Ah, loro fanno sempre dei titoli molto suggestivi. Cioè, io, sì, quando si parla di felicità è un tema, insomma, una parola grossa. Quindi non lo so. Posso dire che parlo, io ho un po' timore di quei sindaci che volessero, come dire, garantire la felicità. Mi ricordo che pochi mesi fa abbiamo commissionato uno studio al Censis e il titolo era Bologna oltre il benessere. Allora venne derita e io introdussi e dissi: ma se noi l'abbiamo portata al benessere, alla qualità della vita, oltre al benessere, si rivolgono al Cardinal Biffi, che lui probabilmente ne sa più di me. Quindi è un po' pericoloso. Ci sono alcuni settori politici che hanno quest'idea, cioè di insegnare come si sta al mondo e quindi garantire attraverso questo la felicità, tra virgolette. Credo che la felicità sia uno stato d'animo, ma credo che per quelli che non hanno il dono della fede, non l'hanno fino in fondo, sia difficile la vera felicità. Forse la vera felicità sta proprio in un equilibrio interiore e quindi un convincimento, un rapporto con chi sta più in alto di noi, che consenta di vivere la vita in modo sereno. Ecco, credo che sia questo, però non è compito del sindaco, secondo me, dare la felicità. Però il sindaco può contribuire, favorire, diciamo, un insieme anche attraverso dei comportamenti. Per esempio, io sono molto, come dire, credo che fosse molto nel giusto Don Sturzo quando diceva: un progetto politico si vive. E noi lo viviamo, io lo vivo, cioè io sono quello che faccio, ecco perché parlo poco con l'informazione, perché la gente mi deve giudicare per quello che faccio. Qualsiasi atto ha un, come dire, un significato, dal più piccolo al più grande, quindi si giudichi su quello. E quindi credo anche che un comportamento non solo moralmente ineccepibile o moralistico, che molto spesso avviene in certi settori della politica, ma eticamente irreprensibile, credo che sia un elemento molto importante che possa, come dire, anche a cascata riverberarsi in qualche modo sulla città. Però da qui alla felicità devono scattare altri meccanismi dai quali io mi chiamo fuori. Grazie, l'intervista è finita. Avete presente quella pubblicità del caffè che dice: mi piace, a me mi piace, no, mi piace? Io penso di interpretarla, questa platea che è stata così attenta in questa ora di conversazione. A noi, Giorgio Qualcialoca, ci piace. E potrei augurare Non volevo interrompere l'emozione con uno spot, quindi potrei augurarle di vincere altre battaglie. No, io le auguro, anche questo credo a nome di tutti, di restare sempre così com'è e come oggi è venuto da noi. Guardi,
Scusate, dico una cosa perché mi piace, mi fa piacere questa cosa. Quando Minà mi fece quella, dico famosa perché l'intervista di Minà fu data anche alla RAI e fu l'elemento che cioè Saviane mi telefonò dicendo Montanelli ha visto l'intervista a Minà e disse portami questa loca vivo o morto e andammo a Cortina, diciamo questa. E alla fine dell'intervista Minà, se qualcuno la ricorda, un'ora dove bombardava su questo, su quell'altro, il macellaio, ma c'è, a parte che gli venne ma non stette bene dopo l'intervista, lo sdraiai sul divano e poi telefonai a Panuti, dico guarda c'è Minà che gli ho allentato la cravatta e gli venne un mezzo coccolone. Ma alla fine dell'intervista lui disse si mantenga sempre così. Questo è stato nel settembre ottobre 99. L'altro giorno sono andato alla Versiliana, uno di quelli che mi intervistava, il direttore del secolo XIX di Genova, sì, che è un ex Corriere della Sera, sì, non mi ricordo come si chiama, mi ha detto si mantenga sempre così. Dopo lei mi dice così, quindi all'insaputa di Minà, magari ne trovavo un'altra. No, ma questo giudico molto interessante, però devo dire che non saprei fare diversamente. Se uno mi chiedesse di fare Veltroni farei fatica, perché fa una conferenza stampa al giorno, io ne faccio una ogni 3 anni, quindi. Grazie a tutti.